Ciao a tutti e a tutte, benvenuti a questo nuovo appuntamento di Liberamente in Camper. Chi mi segue sui social di Facebook e di Instagram e di TikTok sa che da un anno nelle fiere chi veniva da me faceva un giro di maglia. Ne è nata un'attività di beneficenza, quindi Ferragni spostati, perché abbiamo realizzato coperta, cappellini e ho deciso di donarli a MIA, un'organizzazione che si occupa proprio dei senza tetto a Milano. Ascoltiamo dalla voce di un volontario esattamente cosa fanno. Allora, qua siamo in Viale Certosa Sì? e questa è la nostra sede operativa che ospita la cucina dell'associazione e la nostra unità mobile con la quale effettuiamo le uscite serali di assistenza alle persone Sì. senza dimora. Senti, MIA è un'associazione che ha come scopo quello di aiutare proprio senza dimora ed è un'associazione che nasce per volontà del comune. Allora, in realtà è un'associazione che nasce per volontà di un gruppo di volontari che hanno iniziato a fare attività di aiuto ai senzatetto nel 2012, ma fin dall'inizio abbiamo cercato di creare una rete, una collaborazione anche istituzionale, alla luce anche della complessità di un fenomeno come l'homelessness Sì, in una città come Milano. sì. Diciamo che fin dai primi momenti della nostra esperienza ci siamo resi conto che da soli si riusciva ad andare non troppo lontano, mentre insieme era più facile raggiungere degli Degli obiettivi. obiettivi, ecco, che poi il nostro obiettivo in realtà è duplice, non solo quello di aiutare le persone che dormono sulla strada con l'assistenza di base, ma anche con il reinserimento lavorativo. Quindi negli anni scorsi abbiamo avuto ad esempio un orto solidale a Bollate per attività di reinserimento lavorativo, negli ultimi anni abbiamo appunto la cucina che è qua in Viale Certosa. In questo momento non abbiamo persone impiegate, quindi è un'associazione di volontariato puro, però l'idea è quella appunto di riprendere presto anche l'attività di reinserimento lavorativo, che come potete capire è molto impegnativa per un'associazione di volontariato perché significa anche fare un po' di, diciamo, attività aziendale, ecco, che non è la nostra attività principale, ecco. Senti, allora, dove possiamo consegnarti quello che abbiamo realizzato? Così ti diciamo anche che cosa abbiamo fatto e da dove nasce tutto. Ok, allora potete consegnarmelo qui oppure anche Andiamo in cucina, all'interno, sì. ok? Con una luce che cambierà, ma noi va bene lo stesso, ti seguiamo. Dunque, questa è la vostra cucina. Sì. Allora, innanzitutto la domanda è come fanno le persone a sostenervi? Allora, la nostra associazione si autosostiene attraverso donazioni, noi accettiamo ovviamente donazioni in denaro, ecco, e i canali è possibile trovarli sul nostro sito, ma chi Il sito è volesse, MIA Onlus, vero? milanoinazione.org, Milanoinazione.org. ma ovviamente abbiamo anche bisogno di prodotti, di beni che possono esserci utili durante la nostra attività sulla Ecco, strada. nello specifico la vostra attività, che cosa consiste? Nello specifico, noi usciamo la sera con il mezzo che avete Sì? visto e andiamo nei luoghi in cui sappiamo che le persone senza dimora trascorreranno la notte o nei luoghi che ci vengono segnalati dai cittadini, perché il sistema comunale da alcuni anni permette appunto di telefonare un numero unico che raccoglie le segnalazioni e le trasferisce a noi unità di strada che usciamo la sera. Nel momento in cui noi andiamo a trovare le persone sulla strada, capiamo innanzitutto come stanno, cerchiamo di conoscerle un po' meglio, perché soprattutto se è la prima volta che le conosciamo, ecco il motivo per cui sono lì, che cosa è successo nella loro vita, se sono disposte a avvicinarsi ai servizi
sociali comunali, ma ovviamente c'è la parte di consegna dei beni che noi chiamiamo riduzione del danno della vita di strada, che consiste appunto nel dare il pasto caldo, il tè caldo, coperte, prodotti igienici che permettono a una persona che in quel momento non ha voglia di seguire un percorso, comunque di stare un po' meglio sulla strada, ecco. È un'attività che noi la facciamo tutto l'anno, ma che assume un senso diverso e più profondo nel periodo invernale perché c'è sempre il La rischio condizione di atmosferica, ipotermia. certo. Per cui l'obiettivo diventa quello di vedere che le persone che sono sulla strada no, siano, diciamo, attrezzate per superare la notte e quindi evitare, diciamo, che qualcuno possa congelare. Allora, prima hai parlato di un numero verde dove i cittadini possono, nella fattispecie Milano, segnalarti una zona dove poter trovare chi ha bisogno di aiuto. Sì, possono segnalarlo al sistema al servizio segnalazioni persone senza dimora del Comune di Milano, che è raggiungibile allo 02 8844 76 46, che è un numero attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, è gestito dai colleghi di Croce Rossa Milano, che raccolgono le segnalazioni dei cittadini e poi lo inoltrano alle unità di strada che sono attive la sera in quella determinata zona in cui è stata fatta la segnalazione. Così, diciamo, nell'arco delle 24 ore abbiamo la possibilità di vedere come sta una persona che è stata incontrata da un cittadino e capire cosa possiamo fare per lei. Di supporto. Sì. Allora, adesso veniamo a noi. Dunque, in quella borsa che è lì dietro c'è qualcosa che è stato fatto in che modo? Io vivo in camper da circa 10 anni, racconto dove andare in vacanza dopo che ci sono stato io, e uno dei canali sono le fiere del turismo. Lì ho uno stand e le persone che venivano nel mio stand nell'ultimo anno si sedevano a chiacchierare, a chiedere consigli dove andare in vacanza, quale tipo di veicolo utilizzare, l'hotel, ma prima di sedersi dovevano fare un giro di maglia. Ferri alla mano, ma non sono capace. Beh, insomma, c'era una persona accanto che le spiegava cosa doveva fare. Io stesso ho fatto un bellissimo rete di pescatori dopo che è stata sbranata dagli squali, cioè con dei buchi enormi. Poi una persona ha ripreso i miei buchi e l'ha rifatti in maniera regolare. Un anno in giro per l'Italia, sono state circa una decina di fiere. In realtà abbiamo cominciato in sordina e poi un pezzettino per un pezzettino abbiamo ottenuto qualche cosa. È una piccola cosa, ma in realtà questo messaggio è piaciuto a tal punto che proprio ieri è terminata la fiera del tempo libero Italia Vacanze a Novegro qua a Milano, da dove era partita esattamente un anno fa. E le persone che sono venute nello stand mi hanno chiesto: ma perché non continui a fare questa cosa itinerante? Ci stiamo pensando, stiamo ponderando, la lana che tu vedrai è stata acquistata con la donazione di chi ha deciso di donare e il lavoro che è venuto fuori dalle mani di chi è venuto da noi a trovarci nello stand. Quindi Quindi hai tante una... intersezioni perché tante mani, Ci quindi hanno poche lavorato in ferite, tante mani. però poi è stata messa un po' insieme per dargli una forma almeno Sì. da Questi coperta. quadrati sono venuti fuori con una coperta a tutti gli effetti e poi sono E venuti qualche fuori i cappellino che penso che capellini che possa anche possono sempre assolutamente, servire. assolutamente. Grazie Di mille, nulla, allora, grazie mille. grazie a quello che voi fate, che è fondamentale. Questo per noi è stato una cosa, un gioco, penso, spero che possa continuare. Ci stiamo attrezzando per farlo continuare. Per intanto, grazie ancora infinite. Ci ricordi dove possono aiutarvi le persone? Sì, allora vi invito ad andare a vedere quello che facciamo magari più nel dettaglio sul nostro Milano sito in azione. milanoinazione.org Perfetto, e ci sono grazie. anche riferimenti per eventuali donazioni? Certamente, Grazie certamente. ancora infinite. Continuate a fare del bene. Certamente, grazie ragazzi.